ce faccio con questa? È vuota, io la butto. Anzi, no, mi è venuta un'idea. Se volete sapere come ho riutilizzato la custodia del CD in maniera molto creativa, allora state con me su Arte da 1005. Allora, come prima cosa dovrete aprire la custodia del CD e tirarne fuori il supporto di plastica nero che c'è all'interno. Aiutatevi con un coltello con una buona punta o con un cacciavite, ma mi raccomando, state attenti. Procedete con calma, evitate di farvi male. Adesso iniziamo ritagliando quello che sarà il supporto del portafoto, sempre facendo attenzione. Io vi consiglio delle forbici non molto lunghe, il materiale è abbastanza duro, però insomma con pazienza riusciamo a tagliarlo. Questa è la parte che non utilizzeremo. E questo invece è il supporto del portafoto. Allora, con il coltello cercate di rifinirne il bordo interno. Bisogna navigare accuratamente. Accertatevi che la superficie sia liscia passandoci le dita sopra. Ecco, poi con l'accendino, con la fiamma dell'accendino, passatela sopra e aiutatevi sempre con la superficie piatta del coltello per poter allisciare, per rendere tutto molto più omogeneo e anche più lucido alla vista, ecco. La fiamma dell'accendino vi permetterà di eliminare i trucioli che ha lasciato la levigatura precedente. Poi fate una prova, cercate di inserirlo all'interno della fessura della custodia e procedete con calma. Noterete che è un po' larga rispetto alla fessura, quindi cercate di smussarla un po' con le forbici, un po' con la lima, poi incastratelo alla perfezione, mi raccomando, perché dovete fare in modo che il portafoto si tenga in piedi da solo. E a questo punto potete anche decidere di aver terminato il lavoro e inserire la foto. Io però ho cercato di ricrearne una decorazione all'interno, ho ritagliato un cuore da un cartoncino, al centro di un cartoncino ondulato. Io ovviamente ho utilizzato il materiale che avevo a disposizione, voi fate altrettanto, ragazzi. Ecco, ritaglio il cuore con calma. Poi
poi ho abbozzato un muro, aiutatevi sempre con una penna e una matita, disegnate inizialmente i mattoncini, poi iniziate a tamponare con il pennarello, con il pennello, scusate, utilizzando il colore acrilico verde, ho utilizzato un colore verde oliva, ma voi se ne avete uno più chiaro, quindi cioè, potete utilizzarlo tranquillamente. Poi con il rosso ocra ho rifinito un po' il cuore per evidenziarlo, insomma. Tamponate con un pennello più grande, in tinto, sia nel colore ocra che nel colore verde, per dare più vivacità appunto ai cespugli, che comunque rimangono sempre appena accennati, eh. Alternate un pennarello nero e uno marrone per poter dare più profondità. Iniziate poi anche con il pennello ad intingerlo sul giallo per poter ricreare le roselline, dei fiorellini, insomma. Tirate fuori la luce con il bianco titanio. Io ho utilizzato le dita alternando il bianco titanio al giallo, più che altro anche per dare il colore stesso al muro. In questo sono stata aiutata molto dal colore di base del cartoncino perché era già un beciolino, quindi non ho dovuto utilizzare chissà quanto colore, ecco. Sperimentate ragazzi, sperimentate, non importa del risultato che alla fine otterrete, cioè, infatti è appena accennato il tutto, non è molto realistico, ecco, come tra virgolette dipinto. Bisogna sempre procedere con piccoli tocchi, è un po' istintiva questa operazione che ho fatto in questo momento, ecco. Non sono stata troppo a pensarci su. Prendete il pennarello e tamponate il pennello, scusate, tamponate, vedrete che verrà fuori l'effetto da solo. A questo punto, se volete, aggiungete il bordino intorno alla cornice ed è pronta, non vi resta che mettere la foto. E pensare che volevo buttarla. Meno male che ho cambiato idea. Adesso non mi resta che scegliere una foto da mettere dentro. Allora, per oggi è tutto, io vi saluto e se l'idea vi è stata utile, se il video vi è piaciuto, mettete tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima su Arte da 1005.